Buongiorno ragazzi, buona Befana a tutti. Ve lo dico subito, in Cina la Befana non si festeggia. Wow, ma come? Sto andando a fare il secondo tampone. In pratica tra il giorno 31 dicembre e oggi faranno circa 15, 16, 17 milioni di tamponi. Per strada c'è pochissima gente. Ho visto il video di Giunzie, deserta. E qualche settimana fa vi avevo fatto vedere il video di una Giunzie con meno 5 gradi, con molta gente in giro. Qua non ci sono limitazioni, la mascherina non è obbligatoria. Si può ancora andare al ristorante, si può ancora andare al bar, si può ancora andare in discoteca, però la gente, la maggior parte delle persone, decide autonomamente di non uscire di casa. Tra l'altro gira un video spassosissimo di un vecchio che per saltare la fila dei tamponi è uscito di casa a torso nudo, cioè eccezionale, eccezionale. Io sono venuto ieri sera e c'è una fila pazzesca, infatti me ne sono andato a casa. Oggi la situazione sembrerebbe molto più tranquilla. Bye bye, 谢谢. Fiero. Tampone concluso. Qual è stata la particolarità rispetto all'altra volta? In pratica, come l'altra volta ci hanno fatto entrare a 10 a 10 dentro la stanza. Solamente che subito dopo ho notato che stavano usando un solo reagente. Quindi cosa vuol dire? Che stanno facendo una tamponazione, diciamo, a macro settori. Cioè, se basta che uno del mio gruppo, del mio gruppetto, risulti positivo per andare poi a tamponare nello specifico quella determinata zona. Adesso sto tornando a casa, sono le 4:30, dalle 5 fino alle 8 ho lezioni online. Ciao, ciao. Ho finito ora la lezione. Mamma, sono stanchissimo oggi. Sarà stato il tampone, non lo so. La fila, fatto al freddo. Ora se magna. Oggi mi mangio un bel po' di tonno. Tra l'altro oggi utilizzerò questa verdura che si chiama wawazai. C'è la verdura tipo bambolina. Questa qua. 2000 years later. E niente, questo è il mio piatto, tonno con salsa di soia, insalatina con un po' di cipolla. Ho messo un po' di pesto alla genovese che mi avanzava, ma a me piace fare questi mix maniaci. Pepsi Zero. Prima di iniziare a mangiare e salutarvi, per quanto riguarda i tamponi, qua hanno adottato questa strategia, cioè fare questi campionamenti, cioè a gruppi di 10, cioè analizzare tot persone insieme, in modo tale se in quel gruppo quel reagente, quell'analisi risulta positiva, poi le stesse persone verranno ricontattate per fare uno screening più specifico. È una strategia che secondo me è abbastanza efficace. L'allerta è massima e questo è positivo, e secondo me ce ne usciremo tra un po', sperando solo di non essere tra i positivi, perché la paura più grande è che in Italia, bene o male, la quarantena te la puoi fare a casa. Qua se sei positivo, anche se non hai neanche un sintomo, te ne vai all'ospedale. Vi terrò aggiornati. Comunque, ho appena parlato con una persona che fa i tamponi
e mi ha confermato che nel caso di positività del mio gruppo ci richiameranno per fare i tamponi singolarmente. Quindi è una cosa abbastanza rassicurante.